Allora, Andrea, intanto presidente di una delle società più importanti a livello nazionale di calciotto, intanto cosa vi portate a casa da questo torneo? Ma si sente? Non si sente? Si sente? Ok. Ci portiamo a casa sicuramente un'esperienza di crescita per i ragazzi. La rappresentativa per noi è un progetto tecnico su cui crediamo tantissimo e siamo contenti perché anche se non siamo riusciti a vincere il torneo e forse avevamo i mezzi per farlo, siamo contenti perché oggi abbiamo tanti ragazzi giovani in questa squadra. Quindi abbiamo fatto una riunione recentemente con le squadre della Lega, le più importanti, e si parlava appunto di pianificazione, struttura, organizzazione. Stiamo cercando di portare avanti un percorso del genere. E ringrazio per questo tutto il nostro staff perché è veramente uno staff di grande livello. Quindi un gran progetto. Tra un mese, se non sbaglio, sarete a Milano per un altro quadrangolare, quindi vi facciamo un grande in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie. E un'ultima cosa, ci tengo a ringraziare tutto il Calciotto Treviso che l'anno scorso appunto è riuscita a portare una squadra campione d'Italia, quindi se non ricordo male dovrebbe essere qua il tricolore, no? E quindi faccio i complimenti al Quinto, che insomma è una squadra importante, e a tutta l'organizzazione, a tutte le squadre, perché si vede chiaramente che è un movimento in grande crescita, quindi continuate così perché sicuramente insieme riusciremo a costruire qualcosa di importante a livello nazionale. Grazie Andrea. Allora, avete terminato il torneo al terzo posto. È stata una partita combattuta, portata comunque fino ai rigori. Oggi invece un bel 5-2 a vostro favore. Una considerazione in merito alla vostra performance. Sì, buongiorno a tutti. Aspetta. Posso dire innanzitutto anch'io ringrazio l'organizzatore, voi tutti per l'accoglienza. Riguardo alla partita, sì, l'ha detto il Presidente, il nostro è un progetto a lungo termine, però è anche giusto non nasconderci dietro al dito. Siamo venuti qui e vogliamo fare un risultato migliore, perché la squadra c'è. Qualcuno non ha risposto bene, qualcuno sì, quindi è tutta esperienza per crescere, è vero. Però se posso considerarmi soddisfatto al 50%, anche se anche se abbiamo incontrato sia ieri che oggi squadre di livello, squadre ben strutturate, messe bene in campo, quindi diciamo che insomma posso ritenermi anche soddisfatto. Bene, allora buon rientro e buona continuazione in bocca al lupo per tutto. Ok, Claudio, eccoci qua. Allora, ieri avete affrontato la vincitrice del quadrangolare, Canelson, partita comunque decisa ai rigori, mi sembra anche oggi decisa ai rigori, per un soffio non siete voi la squadra vincitrice. Cosa pensi si possa migliorare? C'è tanto da migliorare ancora. Per noi questo estivo è stato una sorta di rifondazione da un punto di vista dei giocatori. Dall'altro punto di vista, comunque, faccio i complimenti agli avversari perché Canelson è una realtà che ormai fa del suo modo di gioco un'identità. E la Lazio non c'è niente da dire perché, dal mio punto di vista, già il nome dice tutto. Quindi faccio i complimenti a entrambe le squadre e noi dobbiamo solo che imparare. Bene, grazie Claudio. Grazie Ciao Marco, intanto, mille. benvenuto. Allora, ve la siete giocata ieri, vinta ai rigori, oggi persa purtroppo ai rigori per un soffio. E cosa secondo te è mancato per portare a casa la partita? Ma allora, sono state due belle partite, combattute, quindi siamo fieri di quello che abbiamo fatto, avevamo degli avversari di valore. E ieri ci è andata bene, oggi meno, ma rimangono due buone prestazioni, quindi siamo comunque soddisfatti. Rimane un po' il rammarico perché eravamo molto vicini, ma continueremo a lottare per ogni obiettivo. Complimenti alla seconda squadra vincitrice Treviso United. Buona Grazie. giornata. Ciao Filippo. Ciao.
Allora, siamo qui con un giocatore della squadra di Cipice, Luca Nelson. Ve la siete giocata, okay, avete trovato comunque un'ottima squadra avversaria, lo Treviso United. Siete riusciti a distinguervi comunque anche oggi. Complimenti. Qual è stata la chiave che vi ha permesso di vincere? La chiave che ci ha permesso di vincere oggi e di fare così bene in campionato è sicuramente il gruppo. Oggi eravamo anche in meno rispetto al solito, mentre le altre squadre, diciamo, erano molto più attrezzate. Nonostante questo, siamo stati bravissimi, quindi il gruppo è la chiave. Complimenti a tutta la squadra. Grazie. Ciao Alessio, complimenti tanto per il premio. Grazie. Che sensazione si prova ad essere il migliore in campo? Beh, si prova una bella sensazione, anche se c'è anche il grande rammarico per il risultato, insomma. L'obiettivo era un po' diverso, quindi ci accontentiamo così, insomma. Va bene, dai, complimenti, allora in bocca al lupo per tutte le vostre prossime partite. Speriamo di avervi ancora ospiti qui da noi a Treviso. Okay, in bocca al lupo, ciao, buon rientro.